è la storia di cinque ragazze di provincia, di una provincia molto profonda toscana, non quella delle colline del Chianti, ma quella delle fabbriche, che mettono su un gruppo musicale, cioè hanno un repertorio bello e avanzato per quell'anno, cioè fanno il rhythm and blues, quello che prima in Italia si chiamava il rhythm and blues, che in realtà è la soul music, e partono senza rendersene conto e senza in realtà saperlo realmente, per suonare nelle basi americane per i soldati, quindi per quelli che in quell'anno si chiamavano gli Yankees, i bastardi. Quelli contro cui si protestava. Quelli contro cui si protestava, gli imperialisti. Ci abbiamo messo tanto a girarlo, ma ci abbiamo messo soprattutto tanto a cercare lo sconfinato materiale di repertorio, perché il Vietnam ha prodotto una quantità industriale di immagini meravigliose su quella guerra, e forse la guerra più raccontata, e anche in diretta, assolutamente in diretta, non solo, ma poi ha prodotto grandissimo cinema anche. Quindi il Vietnam è paradossalmente un'icona del cinema. L'altra grande colonna musicale è la musica, no? Però è la colonna musicale di quella guerra, di quell'anno, di quelle storie là. E la realtà è sempre più potente della fantasia, e quindi l'abbiamo portata a casa, nel senso che mentre la raccontavo anni fa avevo grandi difficoltà a trovare soldi per poterla realizzare. Oggi finalmente si sono accorti che è una storia vera, e quindi si sono accorti di quanto è forte, fortissima e bizzarra la realtà. Le stars.